Buongiorno a tutti, intanto abbiamo con me. Oggi andremo a parlare di quanto riguarda la programmazione della nostra API. Se per chi ha seguito in questi anni ho fatto delle presentazioni sia su Arduino sia su Raspberry Pi, cosa si può fare, cosa non si può fare, eccetera. Però la cosa più interessante che si può fare è, visto come stabilità e come potenza anche di calcolo, si possono fare veramente tante belle cose con Raspberry Pi. Cosa possiamo fare? Qualcuno dirà, sì, vabbè. Cosa possiamo fare con una Raspberry Pi? Vi farò vedere degli esercizi di progettini, cosa proprio magari base a base, però spero che sia da start di un'idea, perché parte sempre da un'idea, una cosa che magari uno ti dice, ma sai, si può fare così, è interessante, però io potrei anche applicare in questo modo. Il bello delle cose aperte e condivise è proprio quello che io la vedo in modo. Voi la vedete in X modi diversi e veramente si possono raggiungere risultati straordinari. Pensiamo alla domotica. La domotica che è semplice automatica che si applica all'automazione, si applica in casa, che non so chi di voi ha magari un coso di questo genere a casa, impianti di questo genere. Pensate che la domotica fino a qualche anno fa era una cosa impossibile, costi pazzeschi, protocolli proprietari, cose che dovevi fare veramente in modo che se non eri un paperone dei paperoni o il nipote di Bill Gates non avresti neanche più propriamente stili pensare. Invece, come dicevo prima, degli amici in sala, dicevo, guardate che in realtà adesso ci sono progetti molto molto interessanti, anche di domotica, anche di automatica, sfruttando spedire veramente di questo genere la Raspberry Pi. Gente che ha messo in piedi sistemi di automatica, di automazione in casa, usando logica distribuita, non so se avete idea di cosa è logica distribuita, faccio in modo che tutti i moduli li posso installare in varie zone della casa e mi sono di aiuto in caso che, oltre alla ridondanza, anche la capacità di riuscire a mettere fare delle automazioni di sistemi automatici molto interessanti. E questo è uno, non so chi conosce Domotica 11 di Bologna, stanno lavorando con questo tipo di schema in tutta tranquillità, veramente stanno facendo delle cose molto molto belle. Ma andiamo al nostro conto. Tutto si divide in una prima parte dove vi diciamo vi annoierò pesantemente con tante parole, tante cose. E poi la seconda parte invece di laboratorio che io per farla in modo che se volete vi avvicinate al suo programma, se no ho anche a disposizione una videocamera, quindi anche per chi è dietro può leggere tranquillamente e vedere tranquillamente loro. Nessuno vuole stare qua, lo so, si avvicina al tavolo, io non mando via nessuno, anzi abbiamo più interazione, più simpatica la cosa, e diventa una roba meno anche arida, permettetemi la parola. Io sono abituato un po' a essere un po' più toccare con mano, pratico, perché è un mondo più sensato, diciamo. Vabbè. Cosa sono le porte GPIO? Le porte GPIO sono le porte che mi permettono di fare un'interazione tra macchina e programma, tra macchina e sistema operativo, tra macchina, cioè la parte dell'output che mi permette di lavorare con queste porte. E queste porte hanno di interessante che sono di tipo, possono portare voltaggi, possono avere dei canali di comunicazione, possono essere interattive, possono avere tante cose interessanti che noi comunque andiamo a sfruttare per i nostri corpi. Sapete tutti che una Raspberry Pi si compra con qualche decina di euro, non è che devi svenarti, devi andare a fare un mutuo in banca per chiedere una roba di genere, o la compri in internet o la vai a comprare qualche cosa qui della zona che le vende tranquillamente. Di 5.000 che se faccio un negozio dovrei stare qua, andate lì e hanno tanto compreso anche l'alimentatore con tante decine di euro che potete a fare. La prima volta magari può essere un po' dura, perché magari
altri perché tutta dentro il sistema operativo sul amico SIN, sul amico SD, eccetera. Però poi capito Zucchino, la facciuglia di quella quasi. Quindi ha fatto in modo che magari se qualcuno è interessato, prendetevi tranquillamente un chilo di questo, come consiglio sempre ai miei studenti, invece che a Natale farsi regalare una PlayStation dopo che ci hai giocato, ti sei anche stancato o perché hai allenato, fatevi regalare invece una bella Raspberry Pi per Natale, e magari un kit di questo tipo, vedete che una mano, una scatola di apprezzi, questi bellissimi kit, costano perché sono kit dove hai di tutto di più, motorini, sensori, resistenze, led, vabbè, e persino anche ti danno il manualetto d'uso che se vuoi lo tieni là che fa figo che non ti in biblioteca a casa, se no te lo scarichi da internet e che il PDF magari va anche meglio e ti vedi tante belle cose, quello magari ti aiuta molto per certi esperimenti. Perché, come vi ho detto, io sono abituato a farmi sempre il prima di partire con un progetto devo anche capire costi e benefici di una cosa del genere. Perché programmare una bella piatta? Perché primo mi diverto e quindi verrà già divertirmi è una già bella cosa. Secondo, posso fare semplicemente delle cose interessanti, dei progetti interessanti e magari risolvere anche qualche problema. E anche perché, tutto sommato, se poter fare un lavoro di questo genere, posso anche, oltre a studi, anche fare delle cose belline e carine. Non è che devo far vedere agli amici, magari quando li porto in taverna o cosa, guarda che figata, fa tutto figo, perché mi dicono questa è la casa di un merda. No, è il fatto che comunque sai dare delle soluzioni, dai delle soluzioni su delle cose, dei problemi che a volte sembrano visti da distante come delle cose impossibili, che magari il pensiero, diciamo, divergente aiuta molto di più, diciamo, a risolvere molti problemi. Cosa posso fare? Posso fare domotica, posso fare automazione, posso mettermi a fare un mini computer, una console, posso mettermi a fare tutto quello che voglio. Raspberry Pi ha la sua interfaccia video che ho con se volete vi faccio vedere come ha fatto, ha una sua HDMI, vi assicuro che ci attacchi una tastiera, un mouse e attacchi anche alle TV di casa, ti diventa una console multimediale non da poco. Ci posso attaccare tranquillamente una videocamera ad alta definizione. Posso attaccarci anche un touchscreen che ho qui a disposizione, ma probabilmente vi faccio vedere. E naturalmente posso fare tante cose. Quindi i limiti sono nella nostra testa. Cioè vuol dire che noi non abbiamo, se vogliamo, veramente possiamo fare tante cose, sempre nel limite possibile. È un computer, non è che non vi dico di farvi il caffè, il cappuccino, non è vero. Io anche questo ho visto caffè e cappuccino farlo fare da un computer e non me ne era ancora sulla carta, volendo. Ecco qua com'è la mappatura del GPIO. Il GPIO che vedete qui alle mie spalle sono, come potete vedere, vanno numerate da 1, 2, 3, 4 e saltano così fino a 40. La prima Raspberry Pi serie prima che non si volete vi faccio mettere qua la nonna la buona vecchia nonna era una, diciamo aveva meno porte GPIO, aveva meno, come potete notare, era meno, diciamo, aveva meno possibilità, però onestamente vi dirò, io ho fatto dei media server con questa e ve lo assicuro da questo video che guardate con calma, fai dei media server interessanti. Sono arrivato persino al punto di collegarlo alla TV, collegarlo a una tastiera, eccetera,
E via rete mi sono comprato il segnale dal mio router e lo usavo proprio per guardare la web TV, che andava benissimo, mai piantato, mai sui scaldamenti. Ecco, se magari però ci mettete anche un radiatorino, un radiatore sopra sul processore, magari quello si scalda bene, ma non è, onestamente non è che abbiamo temperature bassi, stiamo sempre sul processore ma sulla quantità di gradi. Come vedete, le GPIO sono queste porte che sto segnando con la freccia e sono praticamente queste. Abbiamo le masse, abbiamo i voltaggi, 3 volt, 5 volt, eccetera, eccetera. Che ci permettono, ecco, questo GPIO sono gli output che noi andiamo a fare, a mettere sulla scheda e dire cosa ci vuole fare. La retrocompatibilità, ecco qua, la vecchia Raspberry Pi, tipo di la vecchia cosa ad esempio, e la moderna Raspberry Pi, diciamo quella dei giorni nostri, che è stata potenziata appunto con le 40 porte di uscita rispetto a prima, che c'erano molte di più. E hai la possibilità di fare tante cose. Adesso c'è il modello, questo è il modello 2. C'è il modello 3 che mi permette di lavorare invece anche con processori un po'. Questo fa un quad core 900 MHz. La Raspberry tipo 3, la versione 3, ha un giga e 2. Ma tra l'una e l'altra, ho visto la qualità di prestazioni. Sì, ha prestazioni. Sì, funziona comunque sicuramente e va per quello che deve andare. Dopo ripeto, chi è appassionato, logicamente partire dalla versione precedente non è che risparmi tanto, onestamente, quindi conviene anche avere questo tipo di scheda. Prima di cominciare, ricordatevi che prima di cominciare noi dobbiamo caricare intanto le funzionalità YDP. E sono altrimenti sono quelle che ci permettono di lavorare con le porte GPIO e il linguaggio Wiring, se vi ricordate, è un simile modello di un linguaggio C fatto però per era stato sviluppato per l'Arduino e adesso anche qui per Raspberry usano lo stesso tipo di linguaggio. Quindi i comandi sono là dietro, ci colleghiamo alla nostra praticamente Raspberry Pi via tramite un semplicissimo routerino. Io ho usato un routerino perché non avevo un switcher prima, uno si vede un switcher che costa molto meno e vabbè, questo oggi è a disposizione e quindi vai a collegarti comunque in SSH che è sempre disponibile e vai ad aprirti la porta di connessione in OpenSSH e da lì poi parti con i comandi. Quindi fai prima un git clone git, praticamente scarichi tutto questo da questo sito, quello che leggi in rete quando l'hai collegato a parti, e vai a mettere dentro scaricati proprio le librerie. Fai una bella compilazione, non so se qualcuno di voi ha mai compilato in ambiente Linux, eccetera. Diciamo chi è della vecchia scuola era abituato a compilarsi tutto, adesso ci sono i pacchetti e quelle cose. A un tempo scaricavi il pacchetto, scaricavi il blocco, poi entravi dentro la cartella, scaricata da lì, poi prendevi tutto quello che c'era da fare, eccetera, e alla fine lanciavi tutto, lanci un build oppure fai un make store, eccetera, ma era un po', diciamo, da tanto il manitore. Diciamo che adesso la vita si è molto più complicata con Ubuntu, eccetera, così. I repository che sono molto più semplici, eccetera. Una cosa però che facevi tanto bene, e che faceva tanto bene, quello sì, che era molto da specialista, però creavi, stampavi il tuo sistema a secondo dell'altro, cioè il tuo sistema operativo veniva stampato proprio a bock per il tuo hardware. Volevo dire che queste librerie, tutti questi dati, eccetera, io andavo a prenderli e li plasmavo proprio adattati perfettamente. Pensate alla piastrina che li mettevo su una busta e prendo lo stampo del mio oggetto. La stessa cosa, andare a farlo perfettamente sul tuo oggetto, che era il tuo computer.
e sicuramente era molto più performante, rubava meno memoria, portava meno, aveva molti più diciamo, caratteristiche, molte più funzionalità. Devo dire che su questo era molto interessante. A questo punto do un bel GPIO menu e verifico che tutto quanto sia funzionante, che ci siano tutto quanto quello che deve esserci, la memoria, tipo, mi dà un po' le caratteristiche di come è fatta la mia macchina e che comunque cosa avere dentro, cosa avere. E infine eccolo qua, GPIO Redor, e da questo punto comincio a vedere invece tutte le mie porte, tutte le mie 40 porte sono disponibili e pronte. Quindi dal livello sistema operativo adesso sto vedendo che il mio sistema mi risponde ed è perfettamente interfacciato con la mia, cioè il sistema operativo è interfacciato con la Raspberry Pi. Se non fai queste cose non riuscirai mai a collocare con Raspberry Pi. E questo, diciamo, è la parte più delicata. Se mi permettete, come vedevamo prima dallo schermo che abbiamo dato, qui abbiamo anche i voltaggi, il ground e tutto quello che delle GPIO, eccetera. Quindi da qui poi noi possiamo prendere e fare tutto quello che vogliamo. È uno schema che magari qualcuno può dire, vabbè, vivo lo stesso anche senza, sì, però se non sai che questo funziona è un po' duro, diciamo, da far funzionare. Ok? Fatto questo, e ripeto, non mi sono tanto dilungato su tante cose, perché facciamo tempo dopo nel caso, quando io sono qui nel pomeriggio, se qualcuno ha dubbi, perplessità, viene qui e ne parliamo insieme con calma e con tranquillità. Però sicuramente questo mi aiuta molto a capire e anche a vedere l'operatività di cosa dobbiamo fare. Ok, siamo pronti, siamo operativi e adesso comincerei con la bella seconda parte, che è inutile che vi faccia tante belle paroline che dopo però non servono niente. E partiamo con un esempio proprio per uno si dice base, fornamis, mi direbbero. L'ultima volta uno si chiama Damiano, qualcuno ha detto per Damiano, è tradotto velocemente, dico vabbè, grazie. Questo hanno fatto un esempio molto semplice. Sulla nostra telecamera, ho già caricato sulla nostra telecamera l'esempio che è lo stesso gemello, solo che magari non sembra così, ma eccolo qua, come potete notare, è lo stesso esempio. Cosa fa? Colleghiamo le porte GPIO, le abbiamo anche colorate apposta perché così vengono molto più semplici e anche più facili da montare. Intanto combino dei casini inverto di cavi, ma non lo private, non prende fuoco niente, funziona tutto bene. E la parte del software. Ecco qua, svelato cosa è l'YRP. L'YRP carica le inclusioni, cioè chi ha nozioni di programmazione in C sa benissimo deve caricare tutte le inclusioni e definire. A questo punto questa è la base di quello che ci interessa. I controlli, le parti dove vado a dire il digital output, digital high low, cioè il livello alto e livello basso, accendo e spegno, e naturalmente dopo se il livello deve essere acceso per cosa? Alla cosa quando premo il pulsante. Quindi quando premo il pulsante, io ho già caricato il primo esempio, l'ho anche fatto partire, ed è qua, quindi vado dentro alla mia macchina, lo faccio partire, attiviamo anche la telecamerina, che è utile, e a questo punto è in attesa, ho fatto partire il programma, basta, non fa altro. Ora, se in teoria premo, dovreste vedere il LED che all'azione pulsante dovrebbe darmi, scusa per il bottone, ecco, vedete, uno dice, bello, lo mette sull'albero di Natale, visto che siamo ormai alle porte, manca qualche mese, lo metto sull'albero di Natale, faccio felice anche a casa la moglie e i bambini. Non è proprio così. Pensate, continuo a dire pensiero, diciamo, divergente. Dove potrei applicare questo? Più basso di domotica di questo. Stiamo ragionando sulla domotica di base, sul comando, interazione uomo-macchina,
premo il tasto, mi si accende la luce. Blocco il programma, ok, torno qua, premo il tasto, non va, sto prendendo, lo assicuro solo, non prendo qua. Vabbè, se vuoi farmi il piacere di non funziona nulla. Ecco qua, il programma sta facendo il controllo su queste cose, e questo è l'importante. Che avere la possibilità di controllare un oggetto e poterlo sempre, vedete, avere sotto controllo una cosa di questo genere. Quindi, questo è uno delle prime, diciamo, basi. E, onestamente dico, a me, quando ho preso questo kit delle giovani marmotte, vi dirò, mi è piaciuto molto perché è fatto in modo semplice, è scritto in un buon inglese, non è scritto male, capibile, in inglese anche fatto bene, però vi assicuro che questo manualetto mi ha dato molte idee, molte anche, diciamo, cose, idee, sviluppi anche su certe cose. E tutto sommato, vi dirò, è piacevole fare una cosa, diciamo, prendete un piccolo sito. Andiamo avanti, perché non è finita qui. Ora, volevo fare un altro esempio, che è quello di fare comandare un encoder rotativo. Un encoder rotativo è praticamente un oggetto, diciamo, che io, a seconda di come vuoto, mi dà i valori positivi o negativi a seconda del verso in cui lo giro. E questo encoder, simpatico per l'uso, mi fa anche, diciamo, iterare con la macchina dei valori. Uno dice, sì, fantastico, scrivi numeri, magari mi dicono qua dopo stasera, visto che ho tempo ancora fino al pomeriggio. No, non è quello. È il concetto di dire, riesco a far ruotare questo encoder, manovrando e modulando questo encoder, e dopo voi sapete dove magari potete applicare una cosa del genere. Io sto pensando, per esempio, a una luce binarabile, cioè regolabile, a seconda di come la ruoto, do più o meno potenza, quindi posso scegliere che da questo momento i valori negativi non li voglio più, però ho più i valori positivi, da quel momento li posso configurare. Un attimo di pazienza che la configuro subito, vado a collegare, a fare il collegamento con il mio encoder rotativo. Sto ruotando meno e più, lo vedete la cosa, e sto dando dei valori, a seconda di come sto ruotando, cambio i valori che di interazione, diciamo, con il mio sistema. Questo, diciamo, mi permette quindi di lavorare su cose di una certa, anche come ho detto prima, liberare luci, controllare, dare dei dati di input a un mio sistema, a un mio motore, ruoto di una certa distanza, ruoto lentamente, quindi facendo in modo che quel motore vada lentamente e ad avvicinarsi al punto di prossimità. E quindi, dicendo, ripeto, pensateci, le idee non mi mancano, io vi sto dando solo degli spunti molto semplici, che sono spunti interessanti, diciamo. Andiamo a vedere anche qui. Questo è un pezzo di software. In realtà, se mi permettete, vi faccio vedere. Eccolo qua. Questo è come funziona proprio il valore, cioè un valore volatile, statico e volatile, diciamo, in cui qui dopo vado a lavorare invece su tutte le condizioni del mio encoder, dove vado a scrivere lo stato e quindi mi metterà i valori positivi o negativi, e naturalmente dopo se ci sono il controllo degli errori e naturalmente tutto quello che mi fa il software. Vedete, è un C questo, è un normalissimo C, non è che siano cose fuori di testa, usa un linguaggio abbastanza standard. Attenzione, premetto una cosa, perché magari qualcuno potrà dire sì, ma io il C
non è che ci vado tanto d'accordo, non è un problema. Dopo vi faccio vedere, c'è anche il Python, un linguaggio di scripting, che il Python forse per qualcuno è un po' più semplice, più fattibile. Per quanto riguarda il Python, sì, si può lavorare in tutta la profondità in Python e scrivere programmi in Python. È un linguaggio di scripting molto più semplice, molto più a portata d'uomo. Ora, un altro esempio, quindi non è che ci si farà, oh, è vero, io sono della vecchia scuola, ho imparato con C, chiedo scusa in sala, ma purtroppo io vengo da quel mondo lì. Il Python sì, non ci ho studiato, non è quello il problema, però è un po' più naturale per me lavorare con il linguaggio C, perché è proprio più, per me, più probabile, ecco, è stato più semplice per me. Una matrice a LED. Qui faccio adesso i collegamenti, quindi vado a collegare sulla nostra Raspberry i nostri pin, andiamo a mettere quindi un nero da prima parte, su 1, 2, telecamera, spero che i fili non distruggano più di tanto. Andiamo a vedere il nostro track, back matrix, over flash, vediamo il back matrix. Adesso io sto comandando una matrice a LED, come si può vedere, questa matrice a LED si dà, mi dà i tempi di accensione e tutte quelle cose, perché in realtà, tanto finché facciamo vedere, questa matrice è stata fatta, ma il gioco è questo. Qui ho fatto fare alla matrice quel gioco di, faccio vedere, che sta girando, che sta facendo il nostro, adesso l'ho bloccato, sta facendo queste accensioni solo perché io vado ad aprire solo quei canali verticali o orizzontali. Poi ho giocato sui tempi, ho giocato su altre cose, metto slash e gli metto adesso questo qua. Questo invece è leggermente più veloce, ho cambiato i soli parametri qua. Il bello di fare queste cose qua, questi esperimenti, è che, guardate un po', allora, qui ho lasciato invariato tutte le matrici, ma ho giocato sui tempi di risposta, un delay 100, delay 100, sulle attese. E lì vedi che questo affare, diciamo, quando lo fai funzionare, è leggermente più veloce. Prima c'era un delay 100, adesso c'è un 100. Lo so, uno dice, anche questo carino, simpatico, perché tante belle lucette, magari a Natale è ancora più bello. Però, ripeto, non è solo questo. Altro esempio, andiamo sul 2, e qui a questo punto invece vedi come stanno andando le cose in modo più da controllo di legge. E adesso, in questo caso, diciamo, hai la possibilità di vedere la matrice che funziona totalmente al contrario di prima. Se prima erano linee in un certo modo, adesso sono pezzi della matrice, tutto il contrario della matrice di prima. Che è, secondo me, anche questa è una cosa interessante. Fai, sì, chiedo scusa per il caos di fili, perché è una cosa importante, lo so. Avete detto, però, diciamo, il fine giustifica i mezzi. Quindi basta raggiungere l'effetto voluto della magia delle lucette da molto, come dicevo prima, da tanto. Però diciamo, ecco, questo veramente le matrici si può fare tante cose con queste matrici 8x8. E considerate che una matrice lavora come il foglio della battaglia navale, per spiegarlo. Quando devo spiegare una matrice dico, pensate al foglietto della battaglia navale, coordinate, ascisse ordinate. E da lì a quel punto, usando quello, poi veramente fa fare tutti gli oggettini che vuole. Basta scatenarsi, diciamo, con la programmazione, non è che ci siano grandi cose.
quello che consiglio sempre è giocare sulla programmazione, sì. Indicato è fare, provare a prendere, fare l'esempio, cioè prendo l'esempio già fatto, io mi sono messo là, potrei averlo anche fatto, non è un problema, ma non mi sono messo là a fare cose, ma indicato a giocare, a cambiare le variabili. E quindi il parametro di programmazione, ho già una ruota, mi metto il copertone bianco e nero, ho un'altra ruota, ho detto cerchi di là, cioè basta, non è inutile cercare di passare la ruota, però c'è già, cambiamo i colori, cambiamo i parametri, dopo il resto ci si gioca attorno. Più o meno tutti hanno imparato così a programmare, non è che la gente è venuta, è arrivata qui e sapeva la mattina, tranco divento il mega programmatore, no, tutti hanno imparato in questo modo, per questo dico, questi kit ti aiutano tanto a sperimentare e a giocarci sopra. Qui c'è un semplicissimo ciclo for con il valore di i che è 8, eccolo qua, come potete notare perché abbiamo una matrice per 8, sia la dimensione che l'angolo. E naturalmente poi si va a definire tutto quello che riguarda il codice sia in altezza che in lunghezza, cioè le due coordinate che mi permette poi di ottenere. Qui per esempio ci ho giocato che ci ho messo i valori a zero, cioè ci ho aggiunto incrementi e decrementi come sopra, quindi li ho fatti fare apposta per questo esempio. Cosa devo dire io? Per quanto riguarda questa roba qua, ripeto, uno che si trova a metterci le mani può veramente fare tante belle così. Non sono finiti perché i progetti qui le puoi veramente tirare fuori di tutti. Basta avere i pezzi per qualche cosa, una resistenza, un motorino, una tensione, i processori, i microprocessori ce ne sono veramente 3, 4, tanto come controller, eccetera, non è che sono perché, se andiamo a vedere, qui abbiamo la nostra matrice. I due controller che fanno sia per un asse che per l'altro asse. E naturalmente poi vai a fare tutto quello che riguarda, diciamo, il lavoro. Programma, sì, non ho preso un pezzo, ma l'avete già visto prima, che ha questa caratteristica, diciamo, proprio di lavorare con questo tipo di scheda. Ok. Io avrei anche finito, se avete domande, dubbi, perplessità, sono a piena disposizione. Io ho visto un impianto di sicurezza per la casa, fatto per stare fatto per le webcam, tutto quanto, è abbastanza, cioè ti ho la foto sul cellulare, tramite mail, valida, anche perché in realtà è proprio si presta a queste cose. E ripeto, non hai, è un hardware che non ha ventole, cioè non sa di tante ventole, perché guarda, è da un'ora che sto lavorando, ci saranno, sono per 40 gradi, ci saranno. Sì, senti la sensazione di calore, di zero calore, ma non è che sta scaldando bene. Anche perché oggi il calore non è che più scalda, perché non piace dissipare. Esatto, esatto. Corretto. Anche perché ha fatto un circuito di continuità con la batteria ricaricabile del cellulare, quindi se spargo la corrente ti dà l'energia alla batteria per che portiamo in giro. Certo. Per portatili, e visto che era una bella cosa. Sì, ma ripeto, puoi fare delle cose veramente interessanti con questa schedina ed è portata a cose veramente belle. E dopo ci sono anche altre. Risposto questa, è venuto sotto vista questa roba qua, che ha fatto fare. Dove va? Water, quando sto a fare invece. Questo non risulta per le schede programmate. Questo è l'esagerazione fatta scheda. Qui hai Arduino, processore Arduino, qui hai tutte, persino il bootloader, il controller bootloader, qui tutte le porte di, per il controllo, di input, cioè questa è una cosa veramente. Non costa $20, no, è più di un centinaio. Però
Roy Monti una. Roy Monti una. E quella schedina, questa è la revisione. Però questa vi assicuro che è una schedina, la scheda è proprio base di questa qui, e vi assicuro che questa schedina qua, questo qui, ho fatto una donazione per guardare, però sì. Ho fatto una donazione, sono stato generoso, però non sono stato tacagno, però ho fatto una donazione, però uno che si mette là a farsela, d'accordo, secondo me si diverte, perché anche soddisfazione. Dopo, ripeto, se uno è malato dell'elettronica, come purtroppo la sbandata che mi sono preso quando ero giovanetto, tanti anni fa, quando ancora c'erano i dinosauri, e allora no, queste sbandate ti prendono, ma ti prendono bene, perché l'informatica e l'elettronica che vedi a fare questo, diciamo, ti fai questo circuito, te lo programmi, te lo creare il risultato, cioè ti dà soddisfazione, ti dà piacere. E ripeto, dopo sono sempre cose che vanno male, sviluppate, migliorate, chi è che dice no? Il bello, proprio ieri vedevo in un programma che una startup americana sta costruendo protesi per bambini, protesi di braccia. Sapete che le protesi adesso sono pazzesche, perché parlavo dei bambini piccoli, si vedono questa roba che cresce, però non fa questi qua, gli devo una vincente, è stata forte, hanno altri progetti in internet. E ho detto, tu puoi prendere il progetto, le stampanti 3D stampano i pezzi, hanno fatto il braccio al bambino e hanno fatto quello di Iron Man, rosso, con la luce qua, eccetera. Quanti bambini che hanno un impatto molto più piacevole rispetto alla protesi di qua. Però vedevi, sta roba qua, che progetto, cos'è la tendenza? Lo condividi. E quindi, tu mi fai un progetto, tu mi fai un altro progetto, mi proponi l'idea e cambio quello che è. Stiamo sempre giocando su questo, che sia elettronica aperta, che sia informatica aperta, stiamo condividendo idee che sta andando, e questa startup l'unica cosa che chiede è: tu puoi prenderti il progetto, però devi pagarmi come innovazione, nel senso che non è che tu devi pagare, però se hai delle trovate me lo dici e io ti do questa soluzione in mano, e tu mi dai quello che hai trovato, che è migliorato, cioè continuo il lavoro su questo. Sicuramente è una cosa che espande, come lo espanda, spalanca. Non è un sistema chiuso, non è un sistema che ti trovi per le mani di loro. Ecco, altre domande, signori? Appunto, sul discorso di domotica 11 e altre cose, cosa si trova in giro? Cosa si trova in giro praticabile, oppure già delle soluzioni precotte, diciamo così, che uno magari si comincia a livello software, se non si è fermato. Dico, ecco, se uno le vuole customizzare utilizzando già un preparato, un prelavorato, diciamo, certo, per esempio c'è il nostro 11 a Bologna che fa queste cose, ma ti prepara anche se vuoi, ti segue un progetto, ma anche ti dice puoi andare fino a qua e poi continui. Certo. E il mercato in realtà della domotica c'ha tantissimi oggetti, non occorre adesso magari qualcuno. Ecco, però aziende molto blasonate, diciamo, in realtà i pezzi te li danno, sì, te li vengono a disposizione, nessun problema, perché non senza tanti problemi. E te li vengono solo lì apposta per venderti i pezzi, ma magari tutta la parte della logica te la danno, diciamo, te la mettono a disposizione per altre, cioè, usi piuttosto questa Raspberry Pi, piuttosto che quello proprietario, che è più costoso. Magari usi il touchscreen o il tablettino piuttosto che usare il touchscreen dell'azienda che lo faccio noi. Sicuramente hai la possibilità di lavorare su cose già, sì, già esistenti, l'interruttore è inutile andarsi a inventare, c'è già, però il doppino che ti porta fino alla centralina è quello che porti avanti tutta la macchina, dopo il doppino delle foglie, il doppino del filo, l'impianto lo fai tu e vai tutto a controllare il sistema. Cioè, e questo è il bello, anche perché sapete, si parla di sicurezza adesso, che ormai tutti si, diciamo, si lavano tra virgolette la parola, la bocca con la sicurezza, eccetera, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetera. Sappiamo benissimo che un interruttore ha solo un segnale da portare, 12 volte, ma se il bambino fa
fuori di testa ti arriva con un martello, adesso mi schianta con un martello super contenuto di dice da 220, cioè che botta prende sto ragazzino, magari che fai anche a bene a fare un torneo di sì, però sappiamo bene che un ragazzino non gli fa bene una 220, 12 volt col martello lo schianti super, no, non gli fa, cioè si distrugge il deduttore, entra in salvavita, entra tutto il sistema di sicurezza, però non infliggi il ragazzo sotto la rete, questo è il bello dell'ergonomica. Oltre che va, può essere facilmente configurabile, facile da rimettere in campo velocemente, e ripeto, non è che devi fare robe di investimenti, una volta che hai fatto l'investimento base, dopo fare tutto quello che vuoi. Ma certo. Altre domande, signori? Allora, io non ho detto la automazione iniziale, che ti immaginare, usano solo sul filo d'oro. Ma vedo che sì. In realtà, sull'automazione industriale sono un po' più, permettetemi la parola, un po' più, hanno un po' la puzza da naso, perché se non è a prova di carro armato, non so, Abram M1, non ha un RTC, quello è l'unico problema. Esatto, quello. Come dicevate, giustamente, non è un RTC, quindi non fa il tempo reale, però. Tante volte c'è cioè, operazioni di automatica, scusatemi, in azienda non sono in RTC, non servono in RTC, scusate. Perché adesso, se dobbiamo avere la classe di costruzione del carro armato Abrams M1 solo perché devi lavorare in officina, cioè, magari la metti in una scatola da chiudi una IP57 e la metti a prova di lavaggio di detergente. Però, ripeto, o di emulsionante, ecco, certo, si può fare tutto, anche in automatico comunque ho visto che fanno delle cose interessanti. Quindi, come, non hai quella potenza di carico, anzi, sono peggio i PNC che ci sono in certe video. Ho visto le performance di un PNC su certe cose. Sì, come dicevate, giustamente l'RTC manca, però non siamo proprio tanti di stare. Cioè, ripeto, dopo vogliono, nelle aziende hanno un unico problema, questo che capisco, dicono sì, ma l'assistenza chi me la dà? È qua, però, è qua, devo dire, avete ragione, però se uno ha un buon rapporto con un fornitore, è dubito che ci siano anche questi problemi. Sì, cioè, diciamo che c'è gente latte, sì, dopo parlando. Torniamo anche al fatto che sì, oltre che le basi installate, anche però ripeto, allora se andiamo a vedere un'azienda, lo faccio un esempio molto semplice, un'azienda della zona ha cambiato tutti i suoi macchinari da meccanici a elettromeccanici. Hanno fatto con il loro progettista interno, si sono fatti la base da meccatronica, proprio, cioè tutta la base hanno compresso tutte le loro macchine facendo tutte con elettronica a livello, certo che, ripeto, di quella cosa devi lasciare traccia, il concetto della divisione devi lasciare traccia, che vuol dire che se un giorno il signore in compagnino si spacca la gamba, se va fuori di testa, non so, la moglie lo lascia per il famoso, ecco, per il famoso condottiere di Venezia, sicuramente deve esserci una traccia di un manuale dove ti dice ho fatto così. Se non trovi questo motore, metti stacco motore. Se non trovi questo azionamento, metti stacco azionamento. Cioè, ma questa è la condivisione di documenti, stiamo parlando di ben altre cose. Quindi la paura di dire ma sai dopo cosa succede? Fin là, se hai fatto documentazione, io qualsiasi cosa che ho fatto, che ho sempre prodotto l'azienda dove lavoro, dove lavoro, eccetera, io ho sempre fatto, lasciato traccia con un manuale di costruzione, di produzione stabile, e comunque anche se è manuale, siccome l'elettronica, per la proprietà della produzione, dopo 10 anni, con 15 pezzi di ritardo, magari è arrivato il sistema, ti deve durare la carta. Sì, però ti dirò, sì è vero questo che magari l'elettronica non dura, eccetera, no, magari c'è, se io ti do sempre la mappatura delle mie porte, quale ho usato, con che criterio ho usato, eccetera, sicuramente il problema è il proprietario, esatto. Allora, no, magari adesso ti chiudo un altro settore, perché non è successo, venite chiuso, magari.
Però se hai dato, esatto, ma se hai dato le specifiche, uno non può non farlo, è impossibile. E questo non è male. Va bene. Altro signori? Vabbè, io lascio il campo al prossimo talk. Spero che vi siate divertiti un po' con le lucette della mia Raspberry. E niente. Grazie di tutto e buon passo.